Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo secondo video tutorial. Siamo sempre con i Terran perché almeno la mia intenzione è quella di tirare fuori due video per razza per volta, quindi questo qui è il secondo video per i Terran, poi farò due video per i Protoss, infine due video per gli Zerg e poi dopo, perlomeno all'inizio, poi dopo vedremo come girare, rigirare, andrò a cercare qualche build strana, qualche build esotica. Nel frattempo partiamo. Oggi vi farò vedere il build order per fare il Banshee Rush, ovvero per mandare quelle fastidiosissime unità volanti dal DPS altissimo che sparano a terra in base all'avversario a fare mattanza di sonde, se l'avversario non ve lo scouta, cosa abbastanza importante. Durante la build ho fatto un errore che vi dirò, quindi cercate di non farlo. Per il resto, si parte con il classico deposito a 10. Eccolo qui. Parte l'SCV, qui si arriverà a 10. Eccolo qua. Parte con il classico deposito a 10. Continuate a fare SCV, ragazzi. I tempi io ve li do. Ponendo che voi produciate sempre SCV dal supply, quindi questa è una buona norma, a meno che non all'innate in maniera spinta, produrre in continuo SCV. A 11 buttate giù la raffineria, se questa infatti si chiama, è una mossa che si chiama Gas First, perché? Perché questa build, le Banshee costano tanto gas, il cloak per le Banshee costa tanto gas, spazio porto e caserma non vi costano tanto gas, quindi un bel po' di gas che serve, quindi il gas va bancato sin dall'inizio. Completato il gas lo saturate e a 13 costruite la caserma. Questo è l'errore, ragazzi. Io ho costruito la caserma qui. In realtà sarebbe stata da costruire un pochino più indietro, perché poi verrà costruito un add-on fondamentale da questa caserma, ed essendo che questa build non deve essere scoutata, questo potrebbe essere un problema. Probabilmente vi conviene costruire la caserma qui dietro, magari completare questo muro quando potete con magari dei depositi, mettendo uno o due marine qui in mezzo per non far entrare le sonde nemiche. A 16, completato questo SCV, si farà il comando orbitale. Comando orbitale che, come sapete, serve a fare gli scan, serve per avere i mule che vi ricordo che valgono come 6 SCV per 90 secondi, se ricordo bene. Adesso dovrebbe partire la ricerca del comando orbitale, appena mi ricordo, sto già bancando un sacco di minerale. Qua comincia la produzione di marine. Dove sto andando? Scusate. Ho il foglio qui a fianco per guardare il build order, che non è facile ricordarselo, non è la mia razza questa. A 17 fate la fabbrica. E sempre a 17 la seconda raffineria, per mettere da parte tutto il gas possibile e immaginabile. A 17 va fatto anche il deposito. Io l'ho messo qui perché ho posizionato malissimo questa caserma. Sarebbe stato da fare leggermente più in qua. Questo deposito sarebbe stato da mettere qui, perdonatemi. Ecco la donna che vi dicevo. A 18 si fa. In teoria 18, qui l'ho fatto 17, ma più o meno è uguale. Si fa il modulo tecnologico che poi nel quale poi andrà attaccato lo spazioporto. Ecco perché questa caserma sarebbe da costruire un po' più indietro, perché se questa build non deve essere scoutata, perché altrimenti l'avversario si premunisce di rivelatori, questa caserma va costruita qui. Oppure un altro consiglio è costruirlo dalla fabbrica, il modulo tecnologico. Completato il modulo tecnologico, qui sto costruendo un altro marine in tempo che finisce lo spazioporto. Ci siamo. A questo punto, la build prevederebbe di fare un reattore sulla caserma. Completato lo spazioporto, lo sto facendo di qua dalla fabbrica, in modo poi che faccio un doppio switch e siamo a posto. A 20 va costruito un altro deposito per non rimanere su play block. E dopo praticamente da qui la build diventa abbastanza elastica, nel senso si fa questo switch per far sulla sul mettendo lo spazioporto sul modulo tecnologico. Si mette in ricerca il clock delle Banshee, si mette in produzione la prima Banshee e eventualmente anche la seconda. Da questo reattore si fa il secondo switch e si mette
mettono in produzione i Marine, e semplicemente una volta uscita la prima Banshee si può tirare fuori anche la seconda, e poi dopo siete liberi, nel senso potete tramutarlo in un All-In, mettendo quelle due Banshee, producendo una decina di Marine, magari anche un Marauder da una seconda caserma, uno o due Marauder in questo caso perché l'avversario è Protoss e quindi i Stalker vanno giù abbastanza bene con i Marauder, e potete all-inare l'avversario, oppure potete, ecco qui due KC, oppure potete espandervi mentre mandate le Banshee a fare del danno. Questo è quello che vi consiglio di più di fare, in quanto se riuscite a tirare giù magari 5 lavoratori per Banshee, sono 10 lavoratori, e se nel frattempo vi state espandendo, il vostro avversario sarà abbastanza sulle corde e quindi non vi potrà fare troppo male. Adesso aspettiamo che qui è completata la prima Banshee. Sì, che è già stata mandata qua con il clock che sta per essere completato. Ecco, è completato in questo momento. Io nel frattempo mi sto spendendo, sto continuando a buttare giù, mancare del minerale. Vedete, con la Banshee si parte. Ricordatevi che se per caso il vostro avversario è dotato di rivelatore di micrare la Banshee, si arriva qui, si occulta la Banshee e si cominciano a fare dei danni senza alcun tipo di problema. Ne va giù uno, ne va giù due, va giù il terzo. Non sono un mago della micro, ragazzi, quindi addirittura sta attaccando le unità qua da basso. Che potreste anche farlo, ma dovete stare attenti che non venga fuori qualche rivelatore. L'ideale sarebbe focussarsi qui sulle sonde. Ecco qui la terza, la quarta, la quinta. E poi quando vedete che il clock sta per esaurirsi, prendete la Banshee e la mandate fuori a ricaricarsi. Qua poi ci sarà anche la seconda Banshee, quindi magari dopo potete o rimandarla dentro a fare dei danni oppure potete richiamarla in base per difendersi. Qui vedete, ho solo Marine, infatti questa tra poco rischierò parecchio contro questa Army Composition. E qui finisce la build. Vi lascio tutto in descrizione, tutto il build order. Questa build serve per fare abbastanza male nei primi minuti di partita, perché le Banshee occultate, specie contro Zerg che non ha un rivelatore, non può avere un rivelatore in tempi abbastanza brevi. Vedete qui come ho posizionato di merda il muro. Con una piccola micro riesco a proteggermi, ma ho discretamente rischiato. E niente, ragazzi, una volta finita, adesso basta che altrimenti si fanno troppe figure di merda. Una volta finito questo, vi potete espandere. Se qui ci fosse stato qualche Marauder, questo attacco sarebbe stato respinto molto meglio, pure se ci fosse stato il muro completato. E a questo punto vi troverete in un grande vantaggio rispetto al vostro avversario, perché magari vi avete rimandato le Banshee dentro, se siete in grado, il vostro avversario qui ha semplicemente qualcosa come 10 sonde in meno, si sta espandendo magari anche lui, voi vi siete già espansi e quindi avete un vantaggio economico abbastanza rilevante. Poi qui potete togliere lo spazioporto, metterlo su un reattore, togliere una caserma e metterla sul modulo tecnologico e quindi cominciare a produrre Marauder, eccetera. Questo video finisce qui, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Per delucidazioni aspetto i vostri commenti qui sotto. E noi ci vediamo al prossimo video.